Ciao a tutti horrormaniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vi parlo dell'edizione in 4K più Blu-ray di Terrifier 2, distribuita dalla Midnight Factory. Edizione che in realtà è uscita da un bel mesetto abbondante, ma vabbè, la recensisco adesso, non è un problema, vero? Contiene anche un terzo disco con il film Terrifier l'inizio, ovvero All Hallows Eve, ma ne parlo meglio dopo. Comunque, sono tornato a Ferrara. Sapete già che quando comincia l'anno accademico carico con molta meno costanza, quindi chiedo già scuse in anticipo perché so già che arriveranno sempre meno video in questa prima fase dell'anno accademico. Però questo ci tenevo a pubblicarlo comunque in prossimità di Halloween e insomma bisognava parlare di Terrifier 2 sul canale perché comunque ho già parlato del primo, ho già recensito il primo in un video di qualche mese fa. E poi anche perché è diventato un tale caso mediatico e un tale cult, nuovo cult comunque nella comunità horror. Vi mostro l'edizione nel dettaglio, vi mostro la slipcover, gli artwork, il libretto che contiene, il design generale. Poi vi mostro i menu, i contenuti speciali e poi termino come sempre con una mia recensione del film. In questo caso recensisco anche Terrifier all'inizio, quindi dei film effettivi. In realtà, essendo a Ferrara, non ho la TV né il lettore 4K, quindi la parte di analisi dei dischi l'ho registrata già a Reggio, quindi sarà un po' un video di pezzi appiccicati, tipo un unboxing alla Frankenstein, ecco, la vita da studente fuori sede. Ma comunque basta parlare e via con l'unboxing. La qualità video del 4K di Terrifier 2 si becca un bel pollice in su, mette in mostra una discreta quantità di rumore video proprio perché il film è stato molto filtrato e ritoccato in post-produzione per far sì che avesse un'estetica ulteriormente low budget e quindi il rumore nel 4K è più in mostra e la maggiore definizione lo rende più visibile, ma è una scelta stilistica dei creatori. L'HDR però regala ottimi neri, ottimi bianchi e dei colori veramente molto buoni occasionalmente. Il livello del dettaglio è altrettanto ottimo e l'audio in italiano di TSHD 5.1 e in inglese di TSHD 5.1 è anche questo ottimo, con inaspettati momenti di direzionalità, dialoghi totalmente chiari ed effetti sonori pungenti. Tra i contenuti speciali in questo disco ci sono solo i crediti dell'edizione e il commento audio del regista Damien Leone. Il Blu-ray di Terrifier 2 in realtà resta su livelli qualitativi comunque più che soddisfacenti, il dettaglio resta piuttosto buono, i neri sono un po' meno profondi, ma i bianchi e i colori, seppur siano su livelli assolutamente positivi, non godono della stessa resa che propone il 4K. C'è una carrellata tra banchi di scuola dove le finestre hanno questa luce un po' sovraesposta, che nel 4K invece, grazie all'HDR, è molto più tenue, molto più realistica. La mancanza di HDR nel Blu-ray fa sì che tutto venga compensato da un aumento della luminosità e appunto dei bianchi, e questo è assolutamente normale. Il Blu-ray ha comunque una qualità video molto molto valida e che non toglie al film quell'estetica low budget un po' pulp. Il Blu-ray inoltre presenta il resto dei contenuti speciali, abbiamo già citati i crediti e il commento audio, ma abbiamo anche un'intervista
a regista esclusivamente italiana ed esclusivamente realizzata dalla Midnight, della durata di ben 37 minuti. Molto interessante, che mi ha aiutato a comprendere ulteriormente Lyon, le sue ispirazioni, il suo background. Poi abbiamo un backstage di ben 35 minuti che ho trovato davvero carino e con filmati dal dietro le quinte interessanti e occasionalmente spassosi. Si termina con il trailer italiano del film. Ok, questo è il Valerio del montaggio, volevo dire cazzata, in realtà non ho parlato di un extra, ovvero un'intervista con il regista e l'attore che ha interpretato Art il Clown di ben 9 minuti. Il Blu-ray di Terrifier l'inizio presenta una qualità video tutto sommato buona, anche se siccome il film presenta 3 cortometraggi diversi, la qualità giustamente varia di corto in corto. Quando siamo nella trama generale del film che unisce i 3 corti, c'è la qualità migliore, il girato è palesemente più recente, la definizione è accettabilissima, i colori non sono male. Nel primo corto del film la qualità è la più debole sicuramente, essendo quello più vecchio, è datato 2008 ed è effettivamente in standard definizione. Non è presentato in HD, si vede. Il secondo corto è stato quello girato più recentemente dei 3 ed era effettivamente quello con la qualità più stabile dei 3. Il terzo era volutamente degradato con filtri a livello visivo, ma la qualità era comunque piuttosto buona. L'audio è disponibile in italiano di TSHD e inglese di TSHD, entrambi 5.1. Tra le due tracce l'italiano ha forse la stabilità migliore, perché in originale la qualità dell'audio varia di corto in corto. Il primo aveva una qualità più gracchiante, specialmente nei momenti concitati o in cui le protagoniste urlano. Il secondo e il terzo invece avevano un audio decisamente più pulito, però sono due tracce in entrambe le lingue, dico, che garantiscono ugualmente i giusti salti e pugnalano con la giusta aggressività a livello sonoro. Tra i contenuti speciali solo un trailer e i crediti dell'edizione. Passando alla recensione, recensisco prima Terrifier l'inizio, che come dicevo altro non è che All Hallows Eve. Terrifier l'inizio possiamo definirlo una sorta di showreel effettivamente di Damien Lyon, che semplicemente prende 2 corti vecchi, ne gira uno nuovo e unisce questi 3 corti con una storia generale di questa babysitter che riguarda in TV con i bambini che sorveglia. Quindi forse ha più senso recensire i 3 corti nello specifico, diciamo. Il primo corto che viene mostrato è The Ninth Circle, corto del 2008, che vede non solo il debutto alla regia di Damien Lyon, ma anche la primissima apparizione del mitico Art il Clown. Presenta certamente scelte di recitazione molto discutibili, dialoghi sfacciatissimi che avrebbero potuto benissimo tagliare, e una quantità gigantesca di momenti trash nonostante la sua breve durata, ma quell'estetica scadente a basso budget, quasi nebbiosa degli anni 2000, ha colpito tutti i punti giusti, almeno i miei, e alcuni momenti sono abbastanza suggestivi, e come debutto alla regia di Lyon posso dire con sicurezza che ha mostrato almeno una certa competenza, cioè mi ha ricordato un po' i vecchi film horror italiani e cosette della Troma, per dire, quindi competenza in quel tipo di cinema trash, diciamo. E anche di pessimo gusto, che sono felice che Lyon abbia messo in mostra, in bella mostra fin dall'inizio. Poi segue questo secondo corto senza titolo, che è quello girato più recentemente e solo per essere inserito in questo film. La regia di Lyon qui non è male, la protagonista forse un po' altalenante a recitare, si respira una certa atmosfera inquietante, comunque si sente che sta costruendo, poi sbuca il cazzo di alieno e perdonatemi, non ce l'ho fatta, la recensione di questo può finire qua. E il terzo corto è il migliore ed è Terrifier del 2011, dove Art il Clown è l'antagonista principale. In The Ninth Circle di 3 anni prima Art il Clown compariva, ma gli antagonisti erano molteplici. In Terrifier del 2011 invece lui è la totale star e l'unico antagonista. Questo corto originale è molto meglio del futuro film del 2016 e c'entra anche molto meglio quel mood grindhouse. Riprese storte, zoom estremi, perfettamente vecchia scuola, delle scelte di montaggio genuinamente accattivanti, effetti sonori talvolta piuttosto sciocchi, una performance assolutamente inguardabile della protagonista, ma che rende il tutto molto più deliziosamente merdoso, grana finta e finti danni alla finta pellicola, omicidi brutalissimi con effetti pratici davvero ottimi, un ottimo ritmo anche. Il film del 2016 soffre tantissimo di questa cosa, cioè del ritmo, dico, perché la trama assolutamente assente, non regge per 90 minuti, laddove per 20 va più che benone. Il tutto è anche condito da un finale cattivissimo e disturbante. Le atmosfere da film della minchia proiettato in un drive-in squallido erano davvero immacolate in questo corto. E quindi sì, questo è Terrifier all'inizio, insomma, questi 3 corti. Poi la storia generale che li unisce e della babysitter che guarda questi corti alla TV è abbastanza meh, ma almeno porta a una nuova comparsa ben accetta di Art. L'insieme è bello, è brutto, secondo me poco importa. È stato divertente, pieno di deliziose cazzatelle a basso budget e completamente retto dalle spalle del sempre inquietante Art, con cui Lyon ha seriamente fatto jackpot. Prima di passare alla recensione di Terrifier 2, vi ricordo che sul canale trovate anche la mia recensione di Terrifier 1, il lungometraggio del 2016,
2015, Terrifier 2 è diventato un caso mediatico e questa cosa l'abbiamo vista tutti. È stato interamente finanziato dai fan su Indiegogo, dove Damien Leon ha detto: fatemi arrivare alla soglia dei $50,000 e ve lo faccio. E la campagna è stata un successo gigantesco perché ha superato del 400% la soglia. I fan non si sono fermati alla soglia dei $50,000, ma sono arrivati a donargli un totale di 250,000. E allora Leon si è rimboccato le maniche, ha capito quanto i fan lo stessero attendendo, ha ricevuto il quadruplo dei soldi che voleva e si è detto: devo fare del mio meglio per soddisfarli. Motivo per cui il film dura 2 ore e 20. Tanti effettivamente criticano la durata di Terrifier 2 e lo comprendo, ma va spiegato il perché. Cioè, Terrifier 2 è così lungo come ringraziamento ai fan che hanno donato i soldi. Il film ha una distribuzione nelle sale molto limitata inizialmente, grazie a Bloody Disgusting, che spende soldi di propria volontà per proiettarlo qua e là, e in quel qua e là di sale Terrifier 2 scatena reazioni gigantesche. Sono diventate viralissime le testimonianze di gente che ha vomitato in sala, che è corsa via, che è svenuta. A parer mio, reazioni esageratissime, ma gli americani sono americani, che ci vogliamo fa. Ma il film, grazie a queste reazioni estreme, è diventato un successo enorme al cinema. Dalla distribuzione inizialmente timida in qualche sala, è stato poi messo in tantissime altre sale e il film è arrivato a incassare quasi $16 milioni. Un successo enorme per un film indipendente. Vi ricordo, l'hanno fatto con $250,000 e ha incassato 16 milioni. Il film ha avuto una risonanza mediatica pazzesca e tantissimi esponenti del genere l'hanno promosso. Inoltre è stato anche acclamato dalla critica. Cioè, se il primo Terrifier aveva diviso critica e pubblico, Terrifier 2 invece viene visto come superiore in tutto e per tutto. Cosa ne penso io? Da persona a cui Terrifier 1 ha lasciato un po' così, il 2 è davvero superiore all'1 in qualsiasi cosa. Cioè, innanzitutto ha una trama, ha una storia, ha degli eventi che si diramano, ha dei personaggi, non si limita a rinchiudere macchiette in una location unica per farle girare in cerchio per 90 minuti come faceva l'1. Però l'1 aveva anche dei fortissimi elementi positivi e il 2 fa esattamente quello che volevo, ovvero li prende, ci marcia e li amplifica. La regia di Leon è decisamente voluta e questa volta la recitazione è migliorata notevolmente rispetto ai mezzi cani che c'erano nell'uno. Lauren Lavera in particolare è davvero davvero molto brava nel ruolo della protagonista Sienna, personaggio tra l'altro molto interessante. Sono estremamente curioso di vedere cosa faranno con lei nel 3. Ma anche alcuni attori che interpretano le vittime 1, 2, 3, 4, per dire, sono piuttosto bravi. Cioè, c'è stato un casting molto più selezionato qui. L'unica che non mi ha convinto forse, cioè non forse, sicuramente, è stata la mamma di Sienna, una performance un po' Alcuni degli omicidi poi sono dannatamente brutali, altri sono decisamente difficili da guardare e ognuno di essi non perde mai quell'innegabile fascino pratico barra plasticoso barra a basso budget. Moltissime scene inoltre sono davvero d'impatto, come il sogno di Sienna al Clown Café, il momento in cui il telegiornale la cita di soppiatto, o il piccolo jumpscare della borsetta di Sienna. Ci sono proprio questi piccoli lampi che colpiscono tantissimo. La durata di 138 minuti, quindi 2 ore e 18 minuti, è stata esagerata? Probabilmente, ma ho apprezzato il suo prendersi il rischio in questo senso e apprezzo la carineria del faccio un film lungo per ringraziare i fan che me l'hanno finanziato. Inoltre dobbiamo parlare di nuovo di David Howard Thornton. È stato ancora una volta eccezionale e con la sua impressionante recitazione fisica consolida Artie il Clown come un'icona horror senza precedenti. Deliziosi anche i cameo. Abbiamo una breve comparsa di Felissa Rose, che è Angela di Sleepaway Camp. Abbiamo brevemente Tamara Glynn di Halloween 5, torna Samantha Scaffidi. Mi sono davvero divertito tantissimo. Terrifier 2 è puro grindhouse, è puro pulp ed è una lettera d'amore sfacciatamente cruenta ai film da drive-in, nonché un film estremamente piccolo che ha puntato in alto con successo. E poi non volevo vedere questi personaggi morire, non volevo vedere questi personaggi soffrire, laddove nell'uno ero molto per il "vi prego morite tutti per favore", perché i personaggi erano delle sottilette. Il mio hype per il terzo film è genuino. Come dicevo nella recensione dell'uno, da quello si poteva solo migliorare perché gli ingredienti buonissimi c'erano. Speriamo ci sia un'ulteriore scalata nel terzo. E Damien Leon ha confermato una cosa ultimamente sui social, ovvero sarà un film natalizio. Vediamo cosa tira fuori. Grazie mille per aver guardato anche questo unboxing Horror Maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Su Instagram mi potete trovare su Horror Italia, come sempre horror_italia_, oppure su valerio.schenetti. Poi ho anche la pagina dei vincitori dell'Oscar al miglior film, li ho analizzati tutti e 95. Su YouTube ho sia questo canale che è Horror Italia, ma ho anche Ghostface Italia, dove parlo solo e unicamente della saga di Scream. Mi trovate anche su Letterboxd. Grazie mille ancora, spero che il video vi sia piaciuto. Horror Maniaci, e ci vediamo al prossimo. Mi piacciono i film dell'orrore. Qual è il